con Riccardo e Silvia. Eccoci qua. Che sono i titolari del Bed and Breakfast alla Riva. Esatto. La prima domanda, sì, raccontatemi un po' come è nato questo Bed and Breakfast. La storia è una bella storia perché parte da mio nonno materno, che aveva rilevato questo vecchio ristorante, si chiamava Dalla Ida, quindi un ristorante storico, diciamo, da tanti anni. Proprio perché io comunque, essendo cuoco, diplomato cuoco, insomma in famiglia c'è questa passione qui, quindi si pensava di portare avanti la tradizione del ristorante. Il pensiero è stato uno, il ristorante ha una peculiarità che ti va a imbrigliare quelle che sono le ore giornaliere, sei lì dalla mattina. Quando parte la mattina con le preparazioni, la linea. E non c'è pausa. E non c'è pausa, quindi arrivi fino alla sera, insomma lì è tosta. Il pensiero è stato, siamo in una posizione strategica, siamo a soli... In una bellissima città. Una bellissima città, affacciati sul fiume, a 1,5 km dal centro, abbiamo una struttura ospedaliera che è gigantesca e c'è un giro di gente immenso. Abbiamo detto, perché non mettiamo in piedi una sorta di bed and breakfast, comunque una locazione turistica, delle camere, e da lì è partito il pensiero, il progetto. Bene. C'era bisogno di fare una ristrutturazione abbastanza importante, o no? Sì. Bisognava trasformarlo da ristorante, una realtà ad una realtà. Circa 5-6 anni fa è partito tutto, ovviamente ci sono tutte le varie concessioni da chiedere, eccetera. Lì è partito un po' quante camere facciamo, dove le mettiamo, c'è la parte esterna, eccetera. E alla fine lì è partito tutto un disegno, esatto, con il lancio ufficiale. E siamo arrivati al discorso arredamento e scelte di tutto quello che richiede una camera, e io ho sono di Vicenza e quindi conosco più la zona di Vicenza, e ho avuto la fortuna di entrare nel vostro showroom e grazie a te Guido e anche a Greta abbiamo avuto modo di prendere tutti i dettagli, scegliere e diciamo che, che abbiamo fatto una delle scelte più belle. Madonna, anche perché quello che ci ha colpito è stato tanto lo showroom, però c'è da dire che le persone che lavorano e che ti consigliano sono importantissime. Il giorno d'oggi è difficile trovare persone col sorriso, e sia te che Greta, esatto, e anche i consigli giusti, non solo perché si vuole vendere. Bene, molto bene, grazie.